Au, au, au! Buone feste, piccoli angeli guardatori di pubblicità! Sperando che non siano già finite le feste quando tirerò fuori sto video. Eccoci allo specialino di Natale pure quest'anno con i Gremlins! I cosi del Muori, i fregnettini. Perché Gremlins? Primo, perché è una storia di Natale. Tutto nasce da un regalo di Natale. L'atmosfera è natalizia. Secondo, perché siccome ho mezzo cannato lo speciale di Halloween per fare vi per vesforno per vendetta, perché non unire le due cose? Perché? Perché volevo fare riassunto del film di Elle e Misora quando si sono conosciuti, ti ricordi? Ma non l'ho trovato da nessuna parte se non a 70 euro, cercalo! Quindi, dagli The Gremlins! E sono pure contento di averlo fatto. Meno male che non l'ho trovato. E aneddotino del Muori, prima di iniziare, la prima volta che vidi sto film, ero piccino così, a casa di una mia zia, che era zia mia e de mi madre, inception zia, durante le feste. Mi sa proprio Natale, vabbè. Con le mie cugine, tutte femmine. Indovina quante cugine ho tra l'altro? 7! Non te vio per culo! E io sono il più piccino. E mi sa fu il primo film vero, quasi dell'orrore, che abbia mai visto. Insomma, stavamo lì a guardare. E ogni 5 minuti correvo in salone dai grandi a fa Madò, l'hanno fracicato, un casino! E tornavo a guardare. Poi tornavo di corsa. Che schifo, si stanno aprendo tutte le ova, Madò! E ritornavo in camera a guardare. Spoiler, tutto il film è così. Iperattivo, accuratissimo. Bei tempi, i pranzi in famiglia. Non se fanno più, te credo. Qua mia zia è morta. Sono morti tutti i vecchi. Unico motivo per cui tua madre e tua zia ancora si parlavano e si vedevano durante le feste. Per far contenta nonna! Via col film! Che comincia in una fredda serata d'inverno di metà anni 80. Maronna, la vecchitudine mi assale. Entriamo in un vicolo, perché è qui che sta andando questo signore panciuto. E chi è? Shelby? No, Rand Pelzer. Il protagonista? Sì, ma di che? Non lo vedremo quasi più. È però il narratore della storia. Tipo Babbo Nachele in Nightmare Before Muori, perché quello che racconta la storia è Babbo Nachele Michele Sfintere. Tu ricordi il video, sì? L'hai vista la post-credit scene? Vabbè, che cercando un regalo di Natale per il suo figliuolo, incappa in Chinatown e segue appunto un bambino in un sotterraneo. O vedi cosa succedeva quando non c'era Amazon? Vicoli bui e sotterranei. Ma poi perché perché vai a cercare un regalo a tuo figlio in Chinatown da cittadina tua? Che io compro un pacco di tofu, ma un Commodore 64, no? Infatti pure il signor Pretzel Pelzer c'ha i dubbi e non si fida tanto degli sconosciuti, come gli ha detto la sua mammina. Ma non ti preoccupare, vieni, ho le caramelline. Ma non dovrebbe essere il contrario? No, forse questa è un po' troppo. Taglia, taglia. Non l'avete capito. Apposta. Entrano in sto negozio, che più che un negozio è un'altra dimensione. La diagonale tarocca. Questa Chinatown. No. Però guarda, c'è pure Silente. Non mi chiamo Silente! Mi chiamo Silente! Silente. Allora è vero? No! Silente! Non ti seguo, zii. Si chiama Sirente! Ma io non le posso fare ste battute, pesà. Non voglio offendere nessuno, più in giro tutti, stereotipi, stereotipi. Tavia Blitz, no! Comunque, più che Silente, fuma come Gandalf! Ma rettifico tutto! Guarda l'occhi! È Grindelwald! Non mi chiamo Grindelwald, mi chiamo Grindelwald. È tutti lui. Cazzo, un'amalgama. Il Babbo Natale di sta storia, diciamo. Insomma, che va a comprare? Vedo tanta bella robina. Beh, grazie. Non sai le tombe che ho saccheggiato? Le cose che ho ereditato. Ma manca proprio, mannaggia, quella cosa che mi serviva. Non è possibile. Una cosa che al giorno d'oggi è fondamentale. Tutti la cercano. Tutti la vogliono. Adesso la vorrei anch'io. E lo sai cos'è? Cos'è? Questo! Uno smartphone, un iPhone, 20 anni prima, l'hai inventato tu. Ma tu sei un genio. Siamo ricchi. Sei venuto nel quartiere giusto. Ne famo 1000 uguali in un'ora. Non è uno smartphone, uno smartf, un cellulare avveniristico. Questo è molto meglio. E sì, sono un inventore, modestamente. Avete presente gli ovetti di cioccolato che comprano i bambini con dentro le sorprese? Le sorprese le faccio io.
perché in realtà il venditore è Rand! No! La controtrappola! Era lui il predatore alla fine! Bonnie, non vi ho ancora detto cos'è! E che cos'è? L'incredibile, fantasmagorico, portentoso, gargantuesco, bello, intelligente, affascinante, simpatico, cascialo, Chessomatic 666! Non mi serve. E dai! Guarda, qui ci si rade. Non mi rado. Questo è lo spazzolino. Non ho i denti, come i cacciatori. Metti caso che una mattina c'è una fiatella come quella da Calesbrinks che sputa fuoco. Non mi fa ridere. A me piacciono i Targaryen. Faccio il cosplay Daemon. E se te devi lavare i denti, voilà! Non ci pensi più perché devi andare in teoria. Questo è il mio biglietto. Idee fantastiche. Sì, e dove trovarle? E due. Qua mi sta venendo in dubbino, però vabbè. Comunque, rispetto per te, fratello. Hai provato a vendere la roba scrausa ai cinesi. Genio! La spiegazione del meraviglioso artefatto viene interrotta da dei rumorini tanto carini. Ah. E chi mai li produrrà? Sto fregnettino in penombra. Ah. Manco lo vedi, ma è già. Ah. Te lo faccio vedere subito, dai. Ah. E che cos'è? Un Mogwai. Un che? Mogwai. Bad Blood. Mogwai. Puoi smettere di sta parola per cortesia? Mi pare una cosa bannabile. Mogwai, che vuol dire mostro in cantonese. Cazzo, in Cina c'hanno una fantasia. Per questo copiano. E cosa sta facendo? E che può fa? Al massimo devo cantare una canzone. Ma è un Jigglypuffino. Ci sono arrivato adesso. Ma Jigglypuff trae un po' ispirazione dai Mogwai, dai. Una roba fluffosa che canta, che si incazza pure. Dai, forse no, ma che ne so. Comunque, stiamo a tre. Avete chiuso la combo. Ma che è una bestia magica. L'avete fregata a Scamander. Dove siamo? Non mi sento tranquillo. Questi animali fantastici sotto mentite spoglie, mostriciattoli che vanno in giro a far danni. Oh, è il prequel. Animali fantastici zero. Potono fargli far cameo, porco Giuda. Sono tutte e due da Warner Bros. Vabbè, lo compro! Ma è rivenuto tu a venne le monnezzine tue? $100! Degli anni 80, mica quelli inflazionatissimi de mo'. $200! Ma non ho ancora detto niente, fammi contrattare prima! Ma io t'avevo preso per un mezzo barbone venditore ambulante. O Farmer Trade? No! Per chi m'hai preso? Per Newt che dà via gli asticelli che gli vogliono bene come fossero asparagi al mercato? Da un piccolo Mogwai derivano grandi responsabilità. Semicit. Wow, quanta saggezza. Madò, sei pure zio Ben. Tutto sembra finire bene con un insegnamento, con la consapevolezza che non si può avere tutto ed è meglio fare la cosa giusta. Saggezza, anche se è un po' una pezza. Poi arriva il nipote, Peter, che gli fa, tiè, piatelo. Ma come, ma scusi, mi manda in vacca tutta la morale, era finito il film. No, gnappetta Deus Ex Machina, tutta colpa sua il film. Marvecio ha detto di no, ma lascialo perdere quel boomer che io c'ho da comprare i boosted Hearthstone. I V-Bucks, le skin dell'OU. Dammi soldi, arrivederci. E la bestiola? Sta là dentro. Qui dentro l'hai chiuso, pensavo fosse il mangime. Me so sbagliato, peggio de Scamander. Quello è una valigia, questi una cassa. Ma che lo deve seppellire? Io vi denuncio tutti. Ci sono tre regole da seguire. E che è Death Note. Prima regola: tenerlo lontano dalla luce forte, perché è un vampiro. È fotosensibile a bestia, la bestia. Ah, già t'ho capito, ho visto The Others. Perfetto. Seconda regoletta: tenerlo lontano dall'acqua. Ma che schifo! E come lo lavo? Si lecca come i gatti. E come beve? Succe le foglie. Ok. E terza regola, la più importante: tenerlo lontano dalla roba da magnà. Ma queste non sono regole, questa è una dieta. Che vita de merda sto sorcio, poverino. Mogwai, basta con sta parola. Possono dirla solo tra di loro. Mai Mogwai, no. Dalla roba da magnà dopo mezzanotte. Ho capito. E quarta regola: so buoni nella zuppa. Il paziente zero! Pare un pipistrello, ma no! Di dove siete voi? Di One! Titoli di testa! Il film ricomincia con altra bestia magica, l'arbustello.
Dopo l'asticello. No, sono un ragazzino. Come ti chiami? Pino. Quasi. Pit. Ma non vai a scuola? No, lavoro minorile. Imparo il mestiere. Defratta. Bravo. Vai a prendere l'albero del signore allora, va. Posso piare direttamente lui. Conosciamo quindi il vero protagonista della storia. Barney il Dogghino. No, quell'altro. William, detto Billy Pelzer, il figlio del tizio de prima. Quindi il regalo è per lui. Col suo maggiolino tutto matto, scocciato, pisciato. Pisciato pure de motore. Che c'è che non va? Controlliamo un po'. Lo sai perché sta una zozzeria? Perché è una macchina straniera. Le macchine che famo noi, invece, quelle so belle! Come il Kentucky Harvester! Certo. Sai che non mi ha mai dato problemi? Proprio mai! In 15 anni! Mica 14, eh? 16 no, mi pare un po' troppo. Ma 15? Ho capito. No, signore! Quello spazzaneve! E io so Mr. Spazzaneve! E questo è il mio nome! No, lei è il signor Futterman. Uffi! Sei sempre stato zitto, buono, fa il lavoro suo! Ma gli sto un aumento, ma gli sto ferie! Il Kentucky Harvester! Harvester! Ma è lo sponsor del film, sta azienda. Me lo vuole vende. Ma hai rotto il cazzo coi sindacati? Sono contento. Muriga! Ma io c'ho cosa. Muriga! Esportiamo la demotuzia! C'è il collo un po' arrossato. Eh? Lascia perdere. Come va coi fumetti? Perché plot twistone, Billy è fumettista. Scommetto che li vedrò in edicola. Insieme a quelli di Lil Abner. Striscia creata da Al Cap, pubblicata fino al 1977. Ah, sei boomer, ma sei tanto carino. Ma è finita nel 77. Stiamo negli anni 80 inoltrati. Da quando? Se becchiamo sotto trama comica palese. Ciao! Maggiolino. Bagarozzo. Stercoraro. Si allontana dalla mia macchina, cortesemente. Seguiamo Billy nel suo posto di lavoro. In banca. E ce va a corcane. Chi è? Il direttore? Quindi Billy sogna di fare il fumettista, ma lavora in banca. E sta ragazza, Kate Beringer, un'amica sua. Sì, certo. Si guardano proprio alla famosa in briscola. Sarei più per la scoppia. Che volevi, Kate? Farti firmare una petizione per non far chiudere la taverna di Dory. E chi la vuole chiudere? La signora Deagle. E chi è? La speculatrice della zona. Questa qui. Che ha decapitato Frosty, oddio! Ma gliel'ha chiesto lui! Lo sta portando nel posto più lontano del mondo. Prima delle Karen c'era lei, la mamma di Karen. La classica signora baccaiona. C'ho già la voce per lei. Fuori dalle palle di neve! Sto passando io qua, giovinastri! Harry Potter in punizione! Però guarda lo swag, passa a mezza strada. Ve dovete ferma voi! E viene fermata dalla signora Harris con i suoi due figli, i cui cappellini feriscono la retina. Signora Deagle! Non compro niente! Soprattutto bambini! Volevo dirle che Joe ha trovato lavoro! E sti cazzi! E anch'io ho cominciato a cucire qualcosina! E cuci da bocca, che c'ho da fa! Era per dirle che però potremo pagarla solo fra due settimane. Ecco, questo mi interessa! Tossite, bambini! Impietosite la megera! La signora non si impietosisce. Gli metta una mascherina! Ma poi scusi, ha due figli! Ne venda uno! Così mi può pagare! Venda questo che è malato, no? Tutti contenti! Niente, la signora Deagle è una di quelle che pensa che Scrooge sia stato un pappamollino che s'arrende. Mammina, ho fame! Addirittura! Non mi pare che questo film sia ambientato in Cambogia. Pure io, bambini. Ammazza, ma stanno disperatissimi. Signora, vende i cappellini. Non vi mancheranno, si fidi. La signora Deagle va a baccaià col protagonista, scavalcando la fila, vabbè. Tre scene t'hanno fatto capire che tipo è. E si scopre che il pupazzo di neve è stato rotto dal cane di Billy Barney. Az. E quanto le devo? Era un action figure di Undertale gigante, un'opera d'arte inestimabile di porcellana. Ma che era un cesso dalla forma strana? Bavarese. E quanto le devo a rate? Non voglio soldi. So piena così de soldi. La pensione, gli scatti, eredità, marito, la vedova, la reversibilità. C'ho da combattere la noia. Quindi voglio il cane.
Ed ecco pure Game of Thrones che entra prepotentemente in sto film. Ma Barney è un bravo cane, non ha mai fatto niente di male. Ma questa è matta completamente. Minaccia di uccidere cane in modo dolorosissimo davanti al padrone, lo dice proprio a lui. Signora, si rende conto che pesa 40 kg forse? È stabile come una colonna del Jenga a fine partita. E che le notti sono buie e piene di terrore in sta città. Stia molto attenta. No, sto scherzando, non si fa così, poverina la vecchina indifesa. E infatti Billy non glielo dice. Ma Barney, sì, sta in genocide. Butta lo Snowman Peace e mozzica la vecchia. E calla, buttata in caciara, finita in tragedia, passato dalla parte del torto. Magnatela, Barney, magnatela. No, scherzo, poverina, vista guerra. Come sta? Che spavento! Sceneggiata! Ho vinto. Questa è la più italiana del film. Ma Barney non voleva uccidere. Barney voleva solo mutilare o ferire gravemente. Denuncio la banca! Signora, no, aspetti! Billy va al baretto per beveci sopra, mentre fa disegni accuratissimi. Arriva pure il Malfoy de turno, il bullettino, Jerry. Jerry! Sicuro? Meglio Jerry, sì. Ma poi che nome è? Un Jerry che non ci ha creduto fino in fondo. E guarda chi lavora pure qua! Kate! Fa pure a barista. Pensavo che in banca si guadagnasse bene. Infatti, io lavoro gratis qua, per aiutare Dory. Cioè, dopo la petizione lavori pure qua. Sta Dory ha svoltato con te. Sei molto carina. Ah, ma si faccia pagare, signorina. Ora che sta baracca chiuda. Se non regge il business. Non è che può campare quelle gollette a raccolta firme. Ma quei cameriere paga. Porta da bere a tutti al tavolo da biliardo. Offre la ditta. Pure! Signorina, ma sa che lei è l'unica che si impegna a tenere aperto sto scantinato? Billy, posso chiamarti Seppia? Io adesso ti faccio un numero che tu lo racconti ai tuoi nipoti. Noi stiamo scommettendo. No. Regola numero uno: fare finta di niente. Passività, indifferenza. Qualcosa da bere? Non ho la più pallida idea. Tieni bene aperti gli occhietti che impari oggi. E invece no, non impareremo niente, perché questo non lo vedremo più. Hanno tagliato le scene con lui, c'è sta pure qualche scena dopo, vabbè sti cazzi. Billy torna a casa, che si capisce come mantengono sto casone, visto che il padre sperpera soldi in bestie illegalissime e cerca di campare la famiglia vendendo cazzatine. Invenzioni! Perché infatti è Billy che li mantiene, veramente, col suo lavoro in banca. Mau! Ma parla con tuo padre! Ma lui è inventore! Devi inseguire il sogno! Ho capito, ma pure tu c'hai il sogno! Ma in più mantieni la famiglia! E poi è bravo, eh! È bravo, eh! Sì, sì! Guarda! Lo sfonna uova 3000! Ma ha slogato il polso! Un'invenzione complicatissima per letteralmente evitare di sbattere un cazzo di uovo su una superficie. È più veloce così. Parla con tuo padre. Sta buttando la sua vita. Guarda la moglie. La moglie ormai arresissima dalla vita completamente. Ma che gente siete. Che allegria, eh. E poi il meme. La signora, depressina di suo, guarda un film triste tagliando cipolle. Così posso piangere senza che nessuno mi chieda perché. E invece Billy lo chiede. Che c'hai? A parte mio padre. La signora Deagle. Vado io stanotte, ho capito. Torna pure Rand, senza l'ombra di una preoccupazione. Te credo, hai distrutto una famiglia. Che risolvi i casini tua. Diteglielo. Caro, bentornato. È pure colpa vostra. Ma lui è un cucciolino, come fai a dirgli qualcosa? Un orsettone. È Peter Griffin, before it was cool. È un puntatore di Simpson, una cazzata al giorno. Oggi la puntata, ho portato una bestiola. Ti è? Che cos'è? Un canarino? E o scegliera! Oh, ma che c***o fate, finita di seviziare le bestie! Io vi odio tutti già! Finalmente liberano il povero animale! E attenzione! Subito! Niente attenzione! Per dindirindincibacco! Che è? Un cicilla disabile? È un mogwai! Posso prenderlo? Però fa attenzione, con delicatezza. Certo, certo, certo. Prima l'ha usato come maracas! Ma di mortaci. Ma quanto è carino! Levate, Barney. Non servi più. Ormai sei stato rimpiazzato. Anzi, famo contenta la signora Deagle. Mo te ce porto.
Scherzo! Hai fatto i bisognini, eh? Ti piace? L'ho chiamato Gizmo. Bello, il suono che fai prima di un infarto. Gizmo significa gadget in slang. Io sono inventore. Specificatamente, un gadget superfluo o che non ti ricordi a cosa serve. Però bello, Gizmo, guarda come è fatto bene, è ancora credibilissimo. E sto film è dell'84. Instagrammata 1984. Fotina per l'album coperto de polvere. Taioken! Gizmo! Oddio, sono sciaffartato! No, no, odia la luce forte. Mo glielo dici! Non mi stai simpatico, Randa, mi dispiace, non mi stai simpatico. Il Mogwai poteva morire! Fine del film, applauso. Bello. Bravi, non te meriti niente, zii. Forse dovrei dirvi le regolette. Ecco, bravo. Dette le regole, andiamo in camera di Billy, dove è in corso una jam session. Oh, ma che carino. Ma come si fa a mettere nella zuppa? Guarda quanto sei bello. Ma manco lo specchio. Peggio dei vampiri. Se ne discarica. Rattoppamolo. 5 minuti dentro qua a casa, ha rischiato di morire 2 volte. Beh, il giorno dopo, uno degli aggeggi incredibili di Rand fissa Billy. Usami, usami. Ok, preparatevi ad assistere al prodigio tecnologico che è lo sfragna Grumi 2517. Il cammino del mandarino timorato è minacciato dall'acidità dei limoni egoisti. Accensione, sembra andare tutto bene, perché le macchine di Randy sono una sicurezza. Sicuro che cercheranno di attentare alla tua vita. Ma quanto succo aveva quel frutto? In bocca l'arbustello che porta il cadavere di un suo compagno. Senza bussa, senza chiavi. Viva l'America! Mentre Gizmo sa Netflix e chilla, guardando un film sulle macchine, che dovrebbe essere Indianapolis. Titolo originale To Please a Lady, del 1950. Ed è importante per dopo, perché infatti gli pia bene. Imboccano anche Billy e l'arbustello, che è uscito dal personaggio, quindi chiamiamolo Pete, e conosce Gizmo. Ciao! Buonasera. Sai chiudere gli occhi? Scommetto di no, cheat. Sì, ecco. Bravo! Oh my wow wow. Fai anche volontariato per ragazzini sfortunati, Billy. E ridaglie con live on stage Gizmo and Friends. Oggi addirittura 2 spettatori. Posso prenderlo? Dai, ok, ma stai attento. Flash. Attentato! Ma raga, basta però! Ma non è possibile! In manco 24 ore, rischiato di morire 2 volte e mo seconda regola, infranta! Come fa quel cane essere ancora vivo? Come fa? Ma inizia da un criceto! Che succederà? Infrangendo la seconda regola? La gioia del concepimento! Anche se Gizmo non mi pare troppo happy, ti diventa mamma, papà, asterisco, non voglio assumere il gender del Mogwai. Ma ti insegna come sei venuto al mondo, capito, bambini? Tuo padre ha tirato una secchiata d'acqua a tua madre e puff, puff, puff! Riproduzione asessuatissima del Mogwai e fecondazione assistitissima da sti due. Da Gizmo cicciano fuori 5 pallette. Delle puffole pigmee, cioè totali. Maronna come pulsano male. Che crescono, 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 crescono. Fino a diventare altri Mogwai. Porc, se riproducono peggio di Weasley. Carini pure loro. Alza via. Ma non sembrano aver preso molto dal madre, padre, genitore 1, 2, 3, passo. Che infatti non è contento della sua prole. Genitore accuratissimo. Delusioni e preoccupazioni. E loro se ne fregano. Tu gli dai tutto e loro... Mi odio! Billy vuole di tutto al padre. La roccia della famiglia. L'uomo su cui fare affidamento. Ma che staffa, ma lascialo perdere. Ho migliorato il cesso Matic. Bravo, ma c'è un problema. Mettiamo il caso che tu sei in metro e dovessi fare plin plin. Ci presente, no? Allontanarsi dalla linea gialla. Fra un po' te ne faccio un'altra di linea gialla. Papà! Lo porta a vedere i nipotini. Quello coi capelli bianchi pare il capo. È nato vecchio, già brizzolato. Chiamiamolo Boomer. In teoria si chiama Stripe, che vuol dire banda. Noi siamo legione. O anche striscia. La notte tutti dormono beati nei lettini. Ah, tutti tranne Barney. E dove sta? Appeso fuori casa come una bresaola. No, piccolo angelo, meglio delle persone. E chi sarà stato? È ovvio!
La signora Deagle l'aveva detto, una morte lenta. Stava per morire assiderato. Giusto appunto è notte. Vado. Dammi quel martello. Questo non è un semplice martello. È un oggetto di design. L'inchioda de moda 14.000. Tra l'altro, la porta era chiusa a chiave dall'interno. Non può essere stata lei. Il mistero si infrattisce. Billy porta uno dei fregnetti al professor Hanson per studiarlo. Ma no, le cavie, porello! E lo bagna. E non si fa così, però! Invito alla cena prima! A un brunch! Ma che cos'è? Ma è un chihuahua bipede! Mi sta facendo perdere tempo, giovinotto! Ho vinto il Nobel! E un altro sgorbiettino aumenta la popolazione di sti cosi! Congratulazioni, Gizmo! Sei nonno! L'atmosfera natalizia pervade la cittadina. Ma le cose brutte sono sempre dietro l'angolo! Il Kentucky Harvester! Si è rotto! Mi ha dato problemi, mi ha permesso di malattia! E invece andava al bar! Non ci ho mai trovato! Sto sempre qua! È stata quella ferraia straniera di Billy a traviarlo! Le cattive compagnie! Questo ci fa capire che dei piccoli incidenti cominciano a capitare in città. Cani appesi, spazzaneve rotti. Ma per il signor Futterman la spiegazione è chiara. Sono stati... i rumeni. No, i gremlins! E c'hai ragione. Ma va là! I gremlins! Che è il suono prima dei nictus. Gremlins? No, sono una leggenda che esiste veramente nel mondo. Un folklore inventato nella Royal Air Force britannica. Quelli che guidavano l'aereo ai tempi da guerra in Inghilterra. Più o meno dagli anni 20 in poi si è cominciata a spargere la voce di questi folletti a cui i piloti davano la colpa dei malfunzionamenti degli aerei. Era una superstizione, no? Tipo, non funziona l'elica, colpa dei gremlin. Sto precipitando a caso, morirò se spento il motore, colpa dei gremlin. Non trovo il portafoglio, colpa dei gremlin. Anfame, ridammelo. Così. E fu Roald Dahl, quello della fabbrica di cioccolato, le streghe, eccetera, che era pilota di aerei, a farlo conoscere come creatura fantasy, eccetera, fatta a leggere cose. Momento pettineggerini, la storia d'amore. No, no, siamo amici. Sarebbe un cliché. Ma siamo negli anni 80, sono stati creati qua i cliché praticamente. Andate tranquilli. Allora, ok. Questo è un pezzo bello del film, dove anziché fate vedere sempre e comunque la presa bene del Natale, tutti più buoni, tutti più bravi, perché alla fine è un film di Natale, si soffermano di più su quanto tanta gente sia depressa e si senta sola in questo periodo dell'anno. Sto film è una parodia proprio del Natale per me. Poi solitudine, molto attuale in questo periodo dell'anno, ma alla fine se sta in famiglia. E chi non ce l'ha una famiglia? Comunque in giro per le strade c'è una bellissima atmosfera. Ma de che? Lo sai che i tassi dei suicidi schizza, si impenna sto periodo? Forse è meglio rimanere amici. Anche a me non piace il Natale. Chissà perché, l'avevo vagamente intuito. Perché? Oh, come t'accolli! Ma sei tu che fino a mo per dà spazio al tuo personaggio? Ma hai parlato della Suicide Squad? L'hai fatto solo per farmi demonetizzare il video, sto discorso. Ma se dici che odi il Capodanno, nessuno ti rompe le palle. Te credo, lo odiano tutti il Capodanno. Tutti con l'ansia. Devo fare una cosa figa, se no faccio brutta figura, l'altro mi piano per culo. Ma va, vado, sono arrivata. Niente bacetto? Te sei rovinata alla fine. Ma porca. Il professore matto intanto fa esperimenti sul piccolo angelo. No, è per il vaccino. Il piccolo angelo se lo ricorderà. Torniamo da Billy e Gizmo, che continuano a fare amicizia guardando insieme un vecchio film. Spoiler di quello che verrà, perché è l'invasione degli ultracorpi. Ma gli altri fregnettini non apprezzano il cinema d'autore. Che è sta merda? Metti le ghire succinte. Ti non salta il topo, ragno, eh? E Boni? C'avevo fame. Siccome non è ancora mezzanotte, Billy gli porta da magnà. E sbagli, non si fa così. È come coi cani, decidi te quando mangiano, se no mo te si accolleranno per sempre. Li vizi. Ma che potrà mai succedere? Guarda quanto sono carini, così fluffettini. E gli dà il pollo. Il pollo. Ma so carnivori. Aia. Ma fammi mangiare, ma che me frega.
Madonna che schifo! Il MacBang 1.0, sole 2:20 di notte. Quindi prima erano le 11:30. Il professore va a litigare con la moglie perché è 2:20 di notte. Mi trascuri! E nella fretta lascia incustodito un sandwich senza manca la targhetta a proprietà di Hanson. Niente, che perché non se lo porti appresso quel sandwich o non lo metta in frigo, lo lascia sulla scrivania. Ma chi lo fa? Ma chi pia i sandwich per lasciarli buttati? Che ci trovi la muffa, la brina, vita da sandwich sopra. Il Mogwai allora si sente in diritto di fregarselo. Eppure la terza regola, in manco 40 minuti di firma, addio, addio, mo magno io. Comunque tutti i personaggi, ma anche il professore segue le regole. In scena 1, sano, che ci stia attento. La mattina dopo Billy si risveglia con una sorpresina. Anzi 5. Che so dentro le ova de Pasqua. Ma è Natale! Ah sì, non gli dà più il pollo. Come cagano male! Ma no! So proprio loro! Hanno fatto il bozzolo baccellone! Cell style! E quindi diventeranno delle bellissime farfalle? Non credo. Ma perché? Questo succede se infrangi la terza regola? Che se evolvono tutti i Metapod? Il professore ok, ma Billy gli ha dato da mangiare le 11:30. Guarda caso come ora sono le 11:30! Però de mattina, esattamente 12 ore fa! Aspetta un attimo. I cavi sono tagliati. Era stato Stripe, si vede, un po' di scene fa, quando ha aperto l'occhietti con fare birichino, e Barney era solo un diversivo. Hai capito? Mica so scemi sti gomitoli. So furbi. Sono stati belli sti 3 anni con voi. Addio. Almeno lo erano furbi! Mo che diventeranno? Anche dal professore, l'evoluzione è convenientemente iniziata. Perché tutti insieme, ovvio, pare che si sono telefonati. Io sta magna pure io, se usiamo la pietra pollo! C'è qualcosa che cambia. Nella forma e nel colore, so in trasformazione. La madre di Billy conosce l'uomo focaccina, mentre Rand non è più in casa, ma in un convegno di inventori, che gli fa capire quanto abbia sprecato la sua vita fino adesso. Per inventare cose bisognerebbe anche un attimo studiare. Era compito suo, signora, ridimensionare le sue aspettative. Guarda questo, l'iPhone -3 è il coinquilino del bidello di Steve Jobs, a cui poi lui fregherà i diritti. Infatti no. Piccola curiosità, becca Steve Spielberg. Questo qua è il produttore del film, nella parte di Claude, qua a sedia a rotelle. Vai, vai. A Rand, come si chiama, gli dice sempre bene, eh. Sta fuori città, che gli frega. Paga sempre la famiglia dei danni sua. È stato lui a portarlo, Gizmo. Cioè, la metamorfosi è completata. Nascono i titolo del film. Corri ad assistere alla schiusa. Vengo. Gizmo sta già assistendo e non è molto contento. Poverino, dentro il cascottino. No, fermi. Io sono il vostro creatore! Anche il professor Hanson cerca di fare amicizia col neonato. Qui, Carlino Piccino, qui ho la cioccolata! Non c'è niente di meglio da cioccolata, eh? No, scusa, quello lo dico ai signore. Caca. L'ha mandato a cagare? Scostumato! Ma ti perdono, se ti fai vedere. Ed è in questa scena che nasce il proverbio: gli è del candito e se piano tutto il braccio. Perché sgnacchete! E sì, come ogni firma anni 80-90 de paura che si rispetti, il primo che ce lascia è quello de colo, quello acculturato. Guarda la siringa! T'ho detto che se lo sarebbe ricordato. Si accanisce sul cadavere! Billy lo scopre e cerca di chiamare i soccorsi. Oddio, chi era? Ma non è il tunnel da metanfetamina! Inquadratura della cornetta del telefono ed è un cornetto. Ma che è? No, mi sa che è un pezzo di cervello per studiare anatomia. Ci ho messo 4 secondi a capirlo. Attenzione, se magna le mele! Ryuk! Come non detto, è per farti capire che il Mogwai ha smesso con la dieta vegana. Azz! E parte la musica di quando succedono le cose brutte, ma rivelatorie. Eccolo, eh! Eccolo!
Niente. Billy allora va a curarsi lo sfregio. Oh! Rivelatorie! Così, debotto! Come Gizmo, quando si presentò all'inizio. Fanno cucù questi. E poi risparisce. Lo vedi solo un attimo. Billy che si è scappato, tutto sommato, è contento. Ma si ricorda che in casa c'è una soffitta piena. E cosa staranno facendo? Seviziano Gizmo! No, porello! Stripe, basta! Da retta a mamma papà asterisco! Niente cosce de pollo! La madre di Billy, che si chiama Lynn, si accorge che qualcuno sta fumando al piano di sopra. Billy! Il fatto che tu mantenga questa famiglia al posto di tuo padre non ti dà il diritto di drogarti! E cala, ha visto le ova aperte. Ma queste sono piante di marijuana! No, signora! Guarda, so verdi! So dei carciofoni, so fatte così, io lo so! Mamma, scappa! Tu e tuo padre mi avete mentito! Stavate facendo le droghe! Gli va male, ok? Ma cadere così in basso! Tuo padre da giovani non mi aveva promesso questo! Ecco perché vedevo quel coso! Sono stati gli effluvi! Telefono! Casa! Corcazzo! Dissinghetti! Che è uscito poco prima, tra l'altro. Ma Spilger è il produttore. Dai sordi. E Giudante lo pia per culo. Caduta la linea. Non sai che risponde e m'attacchi, eh? E mo? Starò ancora un po' fatta. Billy corre a salvare la mammina in pericolo. Ma la signora si difende benissimo anche da sola. Brava signora! Un te serve il principe! Kill power! Io ci vedo alien. A parte le uova, vabbè. Ma pure com'è pettinata lei. Stanno prendendo per il culo tutti i film dei mostri. Vabbè, tensione. State di qua, no di là. E finalmente li vediamo. I Gremlins! È tutto vero, so loro a diffondere il virus. So dei mocquai col covid. Dobby, basta col crack, Dobby, fatti aiutare. Fortunatamente per Lynn, sto gremlin è un coglione. Impulsivo, entusiasta, curioso come i delfini. E se butta nel tritacarne, diventando un hamburger di pipistrello. Ma che abbiamo fatto un tempo a vederlo, il gremlin è già morto. La signora Peltzer si pente subito di quello che ha fatto. Perché guarda che sangue c'ha. Hai ammazzato una spinacina, mo che lo pulisce. I biscottini tutti rovinati! Ma una nuova minaccia incombe subitissimo! Hangard! E la signora Peltzer, come un novello cavaliere, ma che figata! Spada e scudo! Lynn scudo umano Peltzer! E Capitan America muto a farsi gonfiare i vicoletti! Dopo una frase un po' sessista, fuori dalle mie cucine! Il mio regno! E io lo difendo! Ma no, signora, è più di una cucina! Si passa alla tragedia! Finito, Norma? Lynn? Anni di passività e presa a male si stanno sfogando su questi poveri piccoli gremlins. Mi sa che l'abbiamo sempre inteso male, sto film. Non è lei chiusa qui con loro. Fuori due. Terzo gremlin, disperatissimo, cerca di difendere la sua vita. Ma cosa fai? Fuggi! E la signora Peltzer, che chiameremo convenientemente Eva 01, perché è in berserk, parte alla carica, spingendolo via con... lo sgrassatore? Mi sembrava panna montata, ma no. La schiuma de carnevale? Non lo so. Chiudendolo poi nel forno a microonde. Questo funziona. Mica l'ha costruito mio marito. E il gremlin esplode malissimo. E tre. Ma questa signora è un trattore! Altro che il Kentucky Harvester! È lei il villain of the story! Mettetela insieme a Jason, Freddy Krueger, Mike Myers! Nel pantheon degli squartatori! Non contenta, va in dual wielding alla ricerca degli altri poveri goblin! Altra tensione! Ma tensione cosa? Non sono preoccupato per lei! Tensione per i gremlin! E invece dovrei, perché Lynn Peltzer è stata cattiva e nella calza trova il carbone? Non lo sapremo mai, perché attacca senza pietà. Sta buona! E se ci stava Gizmo? Fortunatamente no, perché è l'albero che attacca. No, Pete! Perché? Non è Pete, è la natura che si ribella ogni anno, tutti sta abeti tagliati e poi buttati. Non è la natura, anche se vedendo la morale dalla fine del film, ma è il quarto gremlin. Sono il numero 4. Mentre Stripe ha capito che questo è il nemico potente e se nasconde. Non mica scemo, è il capo mica per raccomandazione, dopo tutto. Anche se il quarto gremlin, forse spinto dalla rabbia per aver perso tutti i suoi fratellini,
sembra avere la meglio. Vedi? In ogni film dell'orrore, alla fine il cattivo viene sistemato. Ma Billy rovina la festa. Vai con la catchphrase dell'eroe. Tipo, schiva questo. O vieni con me se vuoi vivere. Capito? Vai! Ehi! Bravissimo! E trattamento Ned Stark. Tra i 5 spawn di Gizmo è rimasto solo Stripe, che soffre molto, poverino. How could this happen to me? Infatti si soffia il naso con le tende. Ma lo fai apposta! Sta spargendo il virus! E poi via nella notte! Billy approfitta di questa piccola pausa per portare la madre da un dottore vicino di casa loro. Che è successo? Emma è caduta dalle scale. Sì, certo! Non mi ha mai convinto tuo padre, quello scansafatiche! C'ha ragione la signora Deagle! No, no, è tanto bravo! È colpa nostra, che non crediamo abbastanza in lui! Billy torna a cercare Gizmo, che è chiuso in lavanderia. Momento ricongiungimento. Rand cerca di mettersi in contatto con la famiglia, senza successo. E cameo di Robby Robot, protagonista del film del 1956, Il pianeta proibito. Non hai hackerato il terminale, ti sfondo. Billy e Gizmo, Ash e Pikachu style, vanno alla ricerca del bulldog francese Shiny e lo rintracciano dentro un YMCA, che dovrebbe essere un posto dove la gente può stare a poco prezzo. Lo sai. Billy entra e in 3 secondi, 1, 2, 3, via popo le sveglie! Hai capito Stripe? Prima gli rompe le sveglie e poi gliele dà. Ammazza sì, è meglio tua madre. Stripe usa gra. E poi splash! Se butta in piscina. È finita. Se una goccina ne ha fatto ciccia fuori uno e un pochino d'acqua ne ha fatti ciccia fuori 5. Pensa così. Noi siamo le giole. Ma tu pensa se ne buttassi uno in mezzo all'oceano. Fate Gremlin 3 così. Il mondo coperto da pallette fuffose. Billy a questo punto fa l'unica cosa sensata: avvertire la polizia. Oh, che però non gli crede. E che cazzo, gli anni 80? Non gli crede persino Mike. Questo, che si chiama Brent, è Mike The Breaking Bad. L'avevi riconosciuto? Ecco cosa l'ha reso più duro da vecchio. Ma per adesso sei mostriciattoli. E che famo? Chiamiamo Saul? Sarà meglio. Ah ragazzi, anche se te credessimo, dici almeno com'è nata sta pandemia de sgorbi. Ma questo non è importante. Non mi credete? Ve ne faccio vedere uno. Abbassate le luci. Perché? Perché un po' d'atmosfera per il live. Ok, vi farà piacere sapere che intanto Stripe si è rifatto una vita dopo aver perso tutta la famiglia. Non si è arreso, no, ma se n'è creata un'altra, più numerosa. Bravo Stripe! Dai! Sì! E si muovono tutti in stop motion, mi pare. Che figo! La loro prima tappa è casa Futterman! E gli incasinano l'antenna TV. La seconda cosa che ha più cara. La prima è il Kentucky Harvester! La terza è la moglie, forse. E preparatevi al plot twistone dei plot twistoni! Sarà proprio lui! Il Kentucky Harvester! A rivoltagliese contro. No, giuro! T'avrei fatto il rodaggio a tempo indeterminato! E splat! Li fanno secchi! Ma un pochino mi dispiace. Addio Futterman. Insegna agli angeli ad avercela con le religioni straniere. E muore pure la moglie, comparsa solo per crepà. Stesserini vanno a far danni per tutta la città, mentre i poliziotti fanno amicizia con Gizmo. E perché fanno amicizia? Perché agita la bandiera americana. Momento MURIGA! Per cortesia. Però mi sa che Billy ha sbagliato a presentarglielo. Perché sì, adesso credono alle creaturine, ma vedendolo così caruccettino non lo considerano un pericolo. Finché non ricevono le prime chiamate di morte accidentali. Non sono accidentali! Loro fanno in modo che appaiano così. No, siamo ottusi, stacce, non ti crediamo. Dovrai risolvere tu da solo. Pago la mia famiglia e le tasse per questo. Dopo tanto tempo, rivediamo la signora Deagle. Mi era mancata, eh? Che si riconferma la Umbridge. Ma non è possibile. Ma perché tutte le cattive devono essere gattare? Per far intendere che so sole, so zitelle e quindi so aride. Ma non è vero. Entra in casa sua un micettino particolarino. Da signora amabilissima quale sembra, se non la conosci, ritorna il demone senza anima che conosciamo per colpa di una cosa gravissima: i cori dei bambini! Ma che problemi c'ha sta vecchia? Sai la classica persona che dice: perché? Perché nessuno pensa ai bambini?
Non è lei. Maledetti! Come osano essere felici? E gli vuole tirare una secchiata d'acqua. Ma questa è una criminale veramente. Se erano bambini e gli tiravi l'acqua, costo freddo, gli piava un corpo. Cambio opinioni su De Lei ogni 5 minuti. Ma non sono bambini quelli che cantano. E se gli tiri l'acqua, peggiori la situazione. Tutto questo perché vedo uno schema in come si comportano i gremlin. Fanno sempre dei diversivi. Il cane per la sveglia, l'antenna per il trattore, il coro per far sì che il gremlin dentro casa manometta metta mano su tutte cose. Son loro! I fantasmi del Natale passato, present e futuro! Me sono venuti a pià! Forse Scrooge c'aveva ragione! E la signora va verso l'infinito e oltre! Ma quante scale, quante! Abita in una torre! Questo non è volare, questo è cadere con stile. E ci saluta pure la signora Deagle. Tutti i personaggi secondari che abbiamo, insomma, imparato ad amare, ci stanno lasciando. Ma la signora Harris festeggia e daglieli buffi, puff, buff. La polizia comincia a rendersi conto che forse Billy aveva ragione. E come qualsiasi integerrimo difensore della legge si comporterebbe, scappano. Ma come? Lanciali in divisa, piano il volo. E mi sa che morono pure loro. Ce lascia pure Mike. I am the danger. Billy, ormai promosso a nostro eroe, cerca di partire all'inseguimento dell'orda. E il maggiolino si accende. Vedi, Futterman, basta con gli stereotipi. Ah, già è morto. E il padre, ignaro di tutto, continua a cercare di vendere le sue cagatine alla gente. Ma vuoi tornare a casa? Tua moglie ha rischiato le eclissei. Mo torno. Ma prima lasciate che vi presenti il posacenere Malbora et Labora 5000. Non lo compri, è un truffatore. I gremlins si sono tutti riversati al pub de Dory. Ma questo è un assembramento! E c'è da dì che si godono la vita! Oh, sono simpatici visti così! Ci uscirei con loro! Ma che ci frega? Ma che ci importa? Se ci han fregato la pasta volta! Però a Kate non sono simpatici, perché non credo che gli lasceranno la mancia, eh! Ma perché sei qui? Ma vattene! Ma me se magnano, giusto? Ma no, è Natale! Giochiamo a fare Babbo Natale! Ok, chi è stato il bambino più buono? Quello al gratenne con le patate! Ah! Giocano a bowling sul tavolo da biliardo! Artisti! C'è pure un gremlin LGBT! No! Precursori! La smettete di passarvi i ceppi! Non se fa tempo a far un vaccino! E tra una citazione a Humphrey Bogart e una flash dance... Ma quanto è bello sto film! Non me lo ricordavo così bello! La situazione degenera! Questo gremlin ha un'idea! Stripe! Apri il sito di transazioni online! Regà! Fammi i pupazzetti di Gizmo! Svortamo! Kate cerca di combatterli, facendoli ammalare di cancro ai polmoni. Ma sto genio del gremlin tabagista vuole fumare, ma gli dà fastidio alla luce! Ma gli serve da scenne! Ma non ce la fa! Peggio dell'inferno, contrappasso accuratissimo. Così facendo però, Kate scopre il loro punto debole. Fin dai tempi de quando erano delle pallette de tennis canterine. La prima regola, mai parlare del Gremlin Club. La luce, tutti taglio Ken. E i gremlin vanno giù come birilli. La vendetta di Sonia. Comunque sono più sensibili dei Mogwai. Kate sta a fa una strage. Kate le catombe, le Kate combe. E in sto film so le donne che menano, regà, come fabbre menano, ma è un film femminista. Aia, il gremlin laureato all'università da strada non scherza. Dammeli sordi. Ma voi mi dovete dare, ancora vi devo far conto. Ed è proprio qui che arriva Billy a salvare la donzella, che si era salvata da sola. Billy, pure questa, tu sei il taxi. Sì, oh, ma chi paga? L'Hasbro, qui freebooter. Billy fa da taxi che manco riparte. E il pensiero corre al signor Futterman. Sono costretti a proseguire a piedi, mentre la città è nel pieno dell'amministrazione Raggi. Non è vero, satira, satira. Trovano rifugio in una location che hanno già usato e che conosciamo già. Così sai dove stanno e se risparmia. By winning. La banca dove lavorano. Kate a questo punto esige uno spiegone. Ma com'è partita sta epidemia dei nanetti butterati? Ma lascia perde, pensa sopravvive. E allora è Kate
Kate a farglielo spiegone del perché odia il Natale. Già, ma lascia perdere! Pensa a sopravvivere! Accadde la vigilia di Natale. Sentimo, avevo 9 anni. Io e la mia mammina stavamo decorando l'albero. Ma come? A vigilia? Ma l'albero si fa all'8. State zitto, mi sto aprendo! Fra un po' ci aprono i gremlin! Stavamo aspettando papà, che non arrivava. Aspettammo il giorno seguente, ma ancora non tornava. Chiamammo la polizia, che iniziò le ricerche. Chiamammo pure chi l'ha intravisto, chi l'ha spizzato, chi l'ha cioccato, ma niente. E i giorni passavano. Faceva freddo e volevo accendere il caminetto. Fu proprio lì che sentii quell'odore. No! Stavolta chiamammo i pompieri, che si calarono nel caminetto. E finalmente ritrovammo il mio papino. Voleva farmi una sorpresa. Si era vestito da Babbo Natale e, carico di regali tra le braccia, cheat, si era calato nel camino, ma purtroppo scivolò. La spina dorsale si fratturò e così, de botto, senza senso, crepò. Non t'azzardasame, ti si scrivo! Ma questo è successo veramente a te? È questa la backstory tua? Sì, fanculo il Natale. Ma tuo padre aveva esperienza in scalare le cose? No, e avevi i regali tra le braccia. Ma con sacco dici che tu leghi un attimo da qualche parte e poi scendi? Cioè, se calava solo coi piedi? Sì. Ma oh, Kate, io ti voglio bene, finiremo pure insieme sicuro. Ma tuo padre si deve prendere le sue responsabilità. È come accusare lo spigolo da porta quando ci sei andato a sbatte col mignolino. Sarà liberatorio quanto te pare, vaffanculo spigolo. Ma sei tu che ci sei andato a sbatte. Quello stava lì, è sempre stato lì, è inanimato. Non puoi capire! No, ringraziamo Dio perché... Cazzo da porco. Ma posso capire però che non ce la dovresti avere col Natale. Ma a sto punto coi caminetti. Ma che cosa? A parte le cazzate, è una tragedia. Ma è una stronzata. Non so se ride o piagne. L'hanno fatta apposta a scriverla così, sti stronzi. Per mannate in crisi. Però poverino, ovviamente. Cioè, il padre la fa una cosa carina. Oh. Ecco, adesso ho empatizzato. Adesso sto dalla parte sua. Adesso mi sentono. Ma questo è palesemente un caso di mala gestione, di incompetenza delle forze dell'ordine. Dici? Ma sì, ma sai quante volte succede alla vigilia, sicuro in America? Tutti col camino. È sparito mio padre. Che ne n'altro? Ehi, Bobbatan! Sali sul tetto! Sti cazzo di padri che si improvvisano Messner! Sicuro si incastrano! Se gli dice bene. A tuo padre no, però. Ma fagli causa, qualche sordo lo tiri fuori uguale. 5 giorni ci hanno messo a trovarlo. Danni morali! Scena dopo, Rand, n'altro padre, con le braccia cariche dei regali. Oh, sarò matto io, ma lo fanno apposta. Billy e Kate escono dalla banca e si ritrovano in mezzo a una città deserta. E saranno passate le 22. È tutta zona Weasley. No, nel senso, bravo Billy, che chiude la portiera della macchina. Non sia mai la rubino, eh? Al probabile cadavere ormai. Ma dove si saranno rintanati per sfuggire alla luce i nostri nosferatini? Al cinema! Ma questi se ne fregano proprio di tutti i DCPM! Va ora in onda Natale con i Gremlins! Yeah! E invece no! I 7, numero magico, Nani! Sorcio maledetto, we meet again! Ma chi si incula? Volevo Biancaneve! Sì! Ma guarda che carini, cantano tutti la canzone! Au, au, andiamo a devastare! So carini pure così, so incompresi! Questi si vogliono solo divertire! I cattivi di sto film sono l'umani! Ogni tanto muore qualcuno, ma questa è la vita! Ma Billy e Kate niente, a rovinare la festa! Signorina, e basta, il suo Natale è andato male, ok? Ma non rovini quello degli altri! Entrano nel locale caldaie a traccheggiare coi tubi del gas, mentre Stripe, boss finale confirmed, convenientemente esce per andare a cercare da magnà. Non resta altro da fare che accendere un pezzettino di carta e... Aspetta! Che, prima di ammazzarli, gli racconti la storia di tuo padre? Cazzo, quanto si taglierebbero! Per me crepano da soli tipo iene degli incastrato Roger Rabbit! Te ce chiudo dentro pure a te! Era per farli morire felici! Accende e via! Ma prima un piccolo inseguimento, perché ci sta sempre bene un po' di tensione. Momento hold the door, ed esplosione tutta a fuoco! Sì, bruciate! Questo è il volto della vendetta Mogwai. No. Mannaggia, muore pure l'unico con la mascherina, quello che rispettava le norme.
Stripe vede tutta la sua famiglia morire per la seconda volta. Ma pure Lido, non riesco a odiarlo. E al grido di mi vendicherò, scappa. Ha usufruito del bonus monopattino, tra l'altro. Fa piacere sapere che qualcuno ne abbia giovato. Anche Billy si rende conto di essere il nostro eroe protagonista. Quindi bacino alla coprotagonista. Telefonatissimo dal minuto 3. Mazza in mano. No. E let's go. Eccolo. No, era un televisore ultimo modello, ben 20 pollici. Si continua alla ricerca, mentre Kate cerca di accendere la luce in questo centro commerciale, presumo. Ma non c'è l'interruttore. Perché è così difficile accendere la luce? Billy è costretto a vagare in questo labirinto di consumismo al buio e trova il Demigius, che è il centro commerciale. No, Stripe, che gli tira tutto peggio de una moglie tradita. Citazione, anche se non è ancora stato girato, Tesso. E inizia il battaglione! Fine. Contro Stripe pia sempre le sveglie. Intanto Gizmo sta correndo in soccorso di Billy, che ne ha una cifra bisogno. Infatti, non è lui il nostro eroe protagonista. Non lo è mai stato. Lui è l'ennesima donzella in difficoltà. Perché il vero salvatore sta arrivando! Déjà vu, Initial Gizmo prende spunto dalle sue passioni, dal film che vide a inizio film. Ma comunque non è vero niente, non è lui il protagonista salvatore. È Kate che riesce ad accendere le luci, distruggendo cose di ferro. Kate spacca. Momento martellone de Stripe, chiamato ciuffo bianco in italiano. Ciuffo? Ciuffo bianco? Una fontana. Ma tu guarda a volte proprio quello che ti serviva. A fine film finalmente ritorna pure Rand. E anche Barney corre in aiuto del padrone. Bravo Barney. Basta con sti animali fantastici. E che cos'è? Dagliete un po' d'animali veri. Porta avanti la bandiera dei canidi. A Billy non gli so bastate. E raggiunge Stripe nella zona fratte del centro commerciale. Parlamone. So disarmato. Bravo stronzo. Mentre Stripe se fa l'ennesima doccetta, l'acne lo colpisce forte sulla schiena. Ma arriva Gizmo e risolve la situazione. Gizmo. Ahi, andiamo sul personale. Caca io? Stripe, io sono tuo padre, madre asterisco. Gizmo alza i tapparelle, uccidendo il suo stesso figlio. Che storia triste. Mi liquefa la mia meravigliosa cattiveria. E te credo, tocchi l'acqua. È tutto finito. Ed ecco Rand. Bella figliolo, che me so perso? Me li dai $100 che ho speso tutte le slot? Padre, intendo tenermi tutti i soldi che guadagno e farmi una vita con Kate. E ora che tu cresca, mi sbatto in mezzo alla strada a te e a mia madre. Finisce tutto bene, molto anni 80. Però ultimo jumpscare! Ma no! È rimasto lo scheletrino! Ma un poverino! Ma va come soffre! Finitelo! Rand, sei uno stronzo! Ok, è morto. È finito tutto bene. Si torna a casa. Il governo cerca di insabbiare tutto. Come al solito! Ok, lo dimo. Sono stati degli obbrobrietti maligni. Chi ci crede? Eh? Eh? Isterismo di massa. Va bene. E vissero tutti felici e contenti, rispettando le regole di convivenza e distanziamento col Mogwai. Fine! Rieco Grindelwald. Oddio, dovremmo chiuderla sta porta, eh. È venuto a riprendersi Gizmo, illecitamente sottrattogli. Vergogna! È tuo nipote che me l'ha dato, dovresti prendertela con lui. Tutto questo è successo per colpa sua. Quel che è fatto Ripia di soldi. Che schifo. Damn, it feels good to be a gangster. Ed è venuto a fare l'unica cosa sensata rimasta: uccidere il Mogwai. No! Ma come no? Potrebbe riverificarsi una tragedia del genere. Sono morte delle persone. È tanto carino, io voglio bene, ma è una bomba orologeria sto orsacchiotto deforme. Per il bene superiore. No, ok, no. Fa come comunicano. È l'erede mogwaiese. Fanquilla a me. Fanquilla a te. Non sembrano però andare molto d'accordo. Ma infatti teniamolo noi. Serio? Vuoi fare Gremlins 2? No. Cioè sì, lo faremo. Ma no. È il momento finale, Gamorale. Avete fatto col Mogwai quello che fate con tutti i doni di madre natura. Confucio? No, io, appunto.
Cioè, secondo me, non li rispettate questi doni, perché bastano poche semplici regole, perché delle regole ci devono essere, e hai un qualcosa di bello. Ma se fai come te pare, se non vuoi rispettare nemmeno delle cazzatine, che ci vuole poco, perché che sarà mai? Quel dono che hai ricevuto, che è un dono, non te lo sei meritato, te si potrebbe rivoltare contro. Questo ce vedo io, poi non lo so. Fine! Dai, ma finisce così? Ma non ci credo! Cioè, Billy e Gizmo non rimangono insieme? Sì, perché il Mogwai vuole dirgli qualcosa. Ah, ecco, moglie dirà, rimaniamo insieme. Se peccamo. Basta? Sì. Mo ve ne andate? Sì. Ma magari un giorno sarai pronto. Il Mogwai ti aspetterà. Ah, ecco! Un po' di speranza alla fine almeno. Volevo ben dire. Rand ci avrà un sacco di difetti, ma non gli se può dire che non ci metta al cuore. E se vuole, scusa, si scusi coi morti. Arrivederci. Mi permetta almeno di regalarle l'unico esemplare di Malbora et Labora 5000. Cioè, non è l'unico, ne ho venduto pure un altro mezz'ora di firme fa. Allora mi stai mentendo? Dopo tutto quello che è successo, non hai imparato un cazzo dalla morale del film. Ma che me frega? Non ho visto un cazzo, ero fuori città. E con Gizmo e Sirente che si allontanano nella notte, concludo questo video, veramente. E vi riauguro buone feste. Film molto più bello di quello che mi ricordavo. Molto più intelligente, con una trama abbastanza solida, tra l'altro. Una cazzatina ma scritta bene. Noi film Marvel, che dicono di spegnere il cervello, pure qua lo spegni, però è scritto decentemente. Vabbè, quindi sono contento. A sto punto farò pure Gremlins 2, sì. Non so quando, però non cominciate, eh? Ci rivediamo a gennaio. E ricordate, se oggi, finito questo video, metti caso, posi il telefono e non lo ritrovi più, o vi risultano mille ordini del KFC a nome vostro, guardatevi intorno, perché potrebbe essere un gremlin!